Cari umani, mi presento. So che girano tante voci su di me, vi dicono che sono il vostro nemico, la causa dei vostri problemi. Lasciate che mi presenti e che vi spieghi alcune cose su di voi e su di me. Voi siete arrivati sulla Terra di recente, negli ultimi 200.000 anni. Noi microorganismi l'abitiamo dall'inizio della vita, da miliardi di anni. Siamo i primi abitanti della Terra, se così vogliamo definirci. Ed in questi miliardi di anni abbiamo imparato qualcosa. Ma partiamo dall'inizio. La vostra casa, la Terra, ha iniziato a svegliarsi qualche miliardo di anni fa. Noi microorganismi siamo stati i suoi primi pensieri per generare la vita. Abbiamo creato l'alchimia di energia e sostanze e la trasmissione di informazioni. Abbiamo imparato a trasformare la luce di calore e di minerali della Terra e a trasmettere il DNA. Questo ci ha permesso di diventare i mattoni di tutta la vita. Nell'arco di miliardi di anni ci siamo evoluti creando tutte le specie animali e vegetali sulla Terra. Si sono tutte create ed evolute attraverso di noi, con noi. Noi siamo i mattoni e i regolatori di tutta la vita sulla Terra. L'armonia di ogni specie ed ogni organismo, con ogni altro, dipende da noi. Ogni essere comunica e si forma e vive e si trasforma tramite noi. Il processo di vita e morte è regolato da noi, come il processo di malattia e guarigione, di disequilibrio ed equilibrio e tutti i processi vitali. Facciamo questo da miliardi di anni. Siamo parte di questo organismo vivente, un ecosistema incredibilmente vasto e complesso. La Terra, la vostra casa, la vostra madre, vedete, è un organismo vivente. Gli animali sono il suo cervello, le acque sono il suo sangue, gli alberi sono i suoi polmoni, le montagne sono le sue ossa. Tutto è intimamente connesso. Ogni parte dipende intimamente da ogni altra in un equilibrio armonioso. Ogni essere ha un ruolo essenziale in questo ecosistema. L'erosione di una montagna in un punto della Terra può creare allagamenti e frane in un altro punto. La distruzione di una foresta può creare cambiamenti climatici. L'estinzione di una specie può creare la distruzione di una parte dell'ecosistema. Ogni cosa influisce su ogni altra. Quando un organismo muore o si ammala o esce dall'equilibrio, noi interveniamo per riequilibrarlo, per riportare vita, per trasformarlo ed evolverlo. E così, per miliardi di anni, abbiamo portato avanti questo prezioso processo di evoluzione. Tutte le specie della Terra hanno capito e rispettato questo prezioso equilibrio. E poi siete arrivati voi. Voi non siete solo il frutto della nostra creazione della Terra, vedete, siete stati influenzati da esseri non di questo pianeta. Inizialmente anche voi vi siete adattati a questo equilibrio, ma poi avete fatto una scelta. Forse un po' confusi riguardo alle vostre origini, avete fatto la scelta di andare contro voi stessi. Avete iniziato una guerra contro la vostra natura, la vostra umanità. Avete iniziato ad odiarvi, a condannarvi, a punirvi, a torturarvi, ad uccidervi a vicenda, annientando la vostra natura, trucidando la vostra umanità, soffrendo, creando un potente disequilibrio tutto intorno a voi. E più acquisite energia, maggiore è il danno che fate. Noi siamo intervenuti, come sempre, lavorando per riportarvi in equilibrio, entrando nei vostri organismi, comunicando con le vostre cellule per trasformarvi, per cambiarvi, per riequilibrarvi. Ma invece di accoglierci, ci avete resistito. Avete iniziato una guerra anche contro di noi, definendoci i vostri nemici, il capro espiatorio delle vostre malattie.
Avete creato delle medicine per annientarci e combatterci anziché collaborare con noi. Le leggi dell'universo continuano a rispondere alle vostre azioni e maggiore è la vostra resistenza, maggiore diventa la nostra intensità verso di voi. Il nostro impegno nel riequilibrarvi. Vedete, questo universo vibrazionale rispetta le leggi della fisica, dell'energia, rispecchiando ciò che siete. Quando avete iniziato a sfruttare, torturare, massacrare gli animali in massa, noi siamo arrivati con l'ebola, l'HIV, le pandemie per urgervi a cambiare, per riportarvi in equilibrio. Ma invece di trasformarvi, ci avete resistito, morendo in massa. Ed avete scelto di continuare la vostra guerra contro voi stessi, contro tutte le creature del pianeta. Avete distrutto intere foreste, interi ecosistemi. Avete creato i lager per animali e per gli allevamenti intensivi. Noi abbiamo creato altre pandemie e influenze, ma ancora non ci avete ascoltato. E così sono arrivato io. L'inizio di una serie di virus molto potenti generati da voi, dal vostro stesso principio di distruzione. Esistiamo proprio per spingervi urgentemente alla vostra trasformazione. Siamo un riflesso di voi, la manifestazione del vostro narcisismo. Vibriamo su tale frequenza. Entriamo nei vostri organismi e se troviamo cellule sulla stessa frequenza che resistono al cambiamento, acquistiamo energia e ci moltiplichiamo. Noi siamo voi, siamo stati creati da voi. E noi e i nostri successori saremo qui sempre più mirati per darvi un messaggio, per riequilibrarvi e farvi capire che vivere disconnessi e distruggendo non funziona. Questo universo è basato sulla connessione, non la disconnessione, sulla collaborazione, non la distruzione. E voi avete una scelta. La scelta di connettervi, di armonizzarvi con il resto della Terra e dell'universo, oppure di estinguervi. In ogni caso, noi siamo qua per darvi il messaggio.